Ciao a tutti, bentornati nel mio canale Le ricette di Franci74. Oggi prepariamo insieme i sospiri sardi glassati al cioccolato e aromatizzati al mirto. Oggi prepariamo uno dei dolcetti classici e molto apprezzati qui in Sardegna, i sospiri, ma non solo qui in Sardegna, ormai penso che si conoscono un po' in tutta Italia. Nel resto d'Italia ci sono anche diverse tipologie di sospiri, egualmente buonissime. Oggi io voglio preparare una variante molto golosa nell'avvicinarsi delle festività natalizie. Voglio preparare i sospiri sardi glassati anziché con la solita glassa al limone, ma li voglio glassare con la glassa al cioccolato e aromatizzati al mirto, quindi proprio una vera bontà. Il mirto è fatto in casa, naturalmente, è fatto da me. Ora vi faccio vedere gli ingredienti e come si preparano questi meravigliosi dolcetti. Ecco i nostri ingredienti. Ci occorreranno 300 g di mandorle pelate e leggermente tostate, poi ci occorreranno dell'acqua a fiore d'arancio, 200 g di zucchero semolato, 70 ml di acqua, mezzo bicchierino, 30 ml circa di liquore di mirto, mezza fialetta di aroma di mandorla e la scorza grattugiata di un limone biologico. Per la glassa ci occorreranno 250 g di cioccolato fondente e 250 ml di panna fresca liquida. Iniziamo subito con la nostra preparazione, quindi prendiamo le mandorle che sono già pelate, come vedete. Io le ho passate leggermente nel forno per tostarle leggermente, ma questo passaggio possiamo anche evitarlo se volete. L'importante è che le mandorle siano ben asciutte, mi raccomando. Ok, qui vicino a me ho un robotino, quindi mettiamo tutte le mandorle dentro e poi mettiamo la metà dello zucchero insieme alle mandorle. Ok. A questo punto andiamo a tritare mandorle e zucchero. Ci fermiamo un attimino. Controlliamo le mandorle che hanno un buonissimo profumo, proprio ottimo. Andiamo di nuovo a tritarlo leggermente. Magari andiamo a step, a impulsi, diciamo, con il nostro robotino, per non rischiare di surriscaldare le lame e far uscire tutti gli oli essenziali delle mandorle, quindi che formerebbe subito una pasta, insomma. Allora, praticamente abbiamo raggiunto la consistenza desiderata, che è praticamente questa che vi faccio vedere. Quindi rimangono ancora qualche piccolo pezzettino di mandorla, che però nel dolce è molto buono. Ok, se vi siete persi la versione classica dei sospiri glassati con la glassa al limone, mi raccomando, vi lascio il link in descrizione e la scheda allegata, così se volete potete andare a vederlo. Allora, a questo punto noi possiamo andare ai fornelli con le mandorle tritate, un po' di acqua a fiore d'arancia, l'acqua, il mirto e la scorza di limone. Poi, in ultimo, vi volevo dire questo. Io sto utilizzando una fialetta di aroma di mandorla. Al posto della fialetta si possono utilizzare tre mandorle amare, quindi o l'una o l'altra. Siccome a volte non sono facilmente reperibili, possiamo utilizzare tranquillamente anche la fialetta. Ok, ora andiamo ai fornelli. Eccoci ai fornelli, accendiamo quindi il gas, mettiamo l'acqua nel pentolino, poi aggiungiamo lo zucchero
andiamo a mescolare. Facciamo sciogliere bene lo zucchero nell'acqua. E facciamo una sorta di sciroppo, quindi facciamo andare così per circa 2 o 3 minuti. Ora il nostro sciroppo è pronto, versiamo le mandorle tritate. Amalgamiamo il tutto. Nel frattempo io avevo abbassato la fiamma. Adesso aggiungiamo la scorza grattugiata del limone. Ok. Mezza fialetta dell'aroma di mandorla. Poi andiamo ad unire qualche goccia di acqua a fior d'arancio. E andiamo a cuocere per anche qui almeno 3 minuti. A questo punto, una volta che siamo giunti quasi alla consistenza desiderata, aggiungiamo anche il mirto. In questo modo evaporerà un po' l'alcol, però rimarrà sicuramente l'aroma che noi desideriamo, insomma che ci piace. A proposito di liquore di mirto, se vi siete persi la ricetta, ho anche quella sul mio canale, quindi vi allego il link in descrizione, potete guardarla. Tra l'altro adesso se avete delle piante di mirto in casa o comunque nelle vicinanze è il periodo ideale, quindi verso l'8 dicembre si può raccogliere il mirto per fare sia il liquore e anche la marmellata, quindi anche la marmellata ho fatto in casa del mirto. Vi lascio anche il link della ricetta perché veramente è stupenda, mi raccomando andate a vederla. Abbiamo raggiunto la consistenza ideale. Ora possiamo spegnere il fuoco. Mi raccomando, facciamo raffreddare prima il composto perché è veramente bollente, vi potete fare male. Mi raccomando, facciamo prima intiepidire e poi possiamo procedere proprio a fare i dolcetti. Ho trasferito il mio composto in una ciotola per farlo un attimino intiepidire. Adesso possiamo andare a formare i nostri sospiri. Mi inumidisco la punta delle dita nell'acqua a fior d'arancio perché il composto è ancora abbastanza caldo. Quindi formiamo delle palline
più o meno come una noce. Ok, vedete? Poi la posizioniamo sulla placca da forno e andiamo leggermente a schiacciarla così con le dita. La modelliamo un pochino per fare la forma classica dei sospiri. E andiamo avanti così. Quindi ho terminato di fare gli ultimi sospiri, adesso con queste dosi sono riuscita a fare 24 dolcetti, ora possiamo andare a metterli in forno per asciugarsi ad una temperatura di 120 gradi, modalità ventilata per 15 minuti, mi raccomando il forno deve essere già caldo. Nel frattempo che i sospiri asciugano in forno, noi iniziamo a tagliare il cioccolato per formare la nostra glassa. Quindi lo tagliamo a pezzi. Ho tagliato quindi tutto il cioccolato, qui ho la panna liquida che versiamo direttamente nel pentolino. Dunque, adesso io sto lavorando con la piastra, accendiamo, andiamo alla minima potenza e facciamo sfiorare il bollore. Ad amalgamarlo bene nel latte e lo facciamo sciogliere. Naturalmente i nostri sospiri hanno terminato, diciamo, la loro asciugatura nel forno, quindi li ho tolti dopo 15 minuti, ora stanno raffreddando, prima di glassare dobbiamo aspettare che raffreddino. Ok, adesso aggiungiamo qualche goccia di liquore di mirto alla glassa, proprio per aromatizzarla proprio bene bene al mirto, quindi un cucchiaino può bastare. Ok, ho qui vicino a me i sospiri che andiamo a tuffare nella glassa, quindi li ricopriamo completamente e poi li mettiamo a scolare in una gratella. Una volta glassati li ho messi, come avete visto, nella gratella per scolare tutto il cioccolato in eccesso e poi mi raccomando facciamoli asciugare per bene per far stabilizzare bene il cioccolato almeno 4-5 ore in modo tale che si asciughi bene la glassa. Fatto questo possiamo metterli in dei periottini come ho fatto io oppure se li vogliamo conservare oppure regalare li possiamo racchiudere nella classica velina. Ora io voglio farvi vedere come è dentro il sospiro, ne ho lasciato uno qui, quindi lo tagliamo con un coltello, eccolo qua, è veramente appetitoso, adesso ne prendo un pezzettino. La glassa rimane ancora un po' morbida perché io non ho aspettato tutte quelle ore, ovviamente per farvelo vedere. Davvero ottimo, si sente leggermente il sapore del mirto, tutti gli aromi, la glassa comunque si scioglie in bocca, ve lo straconsiglio, come vi dico sempre, questi dolci sono veramente straordinari, da leccarsi le dita. Se vi è piaciuta questa meravigliosa ricetta semplicissima, classica, sarda, mi raccomando fate un bel like,
Se non vi siete ancora iscritti al mio canale, iscrivetevi e attivate la campanella di notifica così non vi perdete nessun video. Venite anche a trovarmi sui miei social che sono Facebook, Instagram e Twitter. Non dimenticate il mio sito internet che è www.lericettedifragi74.com. Lì troverete le mie ricette spiegate passo passo e potete anche annotarvele. Mi raccomando, non perdetevi il prossimo video perché io vi aspetto. Ciao!